Ma che tempo di cactus? Ma anche tempo per cactus? È tempo di cactus, ma è anche tempo di cambiare. È ora di cambiare registro nel disegnare le auto, evitando di ispirarsi alla suocera incarognita o ad astronavi marziane, per rendere invece l'auto più morbida, più accogliente, più casalinga. E la Citroen C4 Cactus, a dispetto del nome spinoso, è morbida di aspetto e di fatto. Ha un aspetto levigato e semplice, reso inconfondibile da elementi grafici forti, che le proteggono i parafanghi, il frontale, la coda e anche le fiancate. E sulle fiancate è morbida davvero con i suoi air bump, i pannelli che, grazie a piccoli cuscinetti pieni di aria, proteggono le portiere dalle ormai quotidiane piccole botte cittadine. Costruita sulla base della C3, la C4 Cactus è compatta ma spaziosa e confortevole all'interno, sufficientemente silenziosa e con sospensioni morbide sulle buche che producono un lieve beccheggio in frenata e accelerazione, un po' come le Citroen del passato. Oltre ai soliti ottimi motori a gasolio HDI, C4 Cactus pensa al downsizing con i motori 3 cilindri a benzina PureTech, che nella versione turbo da 110 cavalli non fa rimpiangere né la prontezza né l'economia dei motori a gasolio, a cui aggiunge però l'allungo dei motori a benzina e l'assenza di vibrazioni. L'arredamento interno di Cactus ha uno stile domestico con grandi sedili anteriori ispirati a poltrone che, se si sceglie il cambio robotizzato, si uniscono in un bellissimo sofà. I dettagli si ispirano alla valigeria, come le maniglie delle portiere e le finiture del cassetto portaoggetti. Cassetto che torna a essere un vero cassettone che si apre verso l'alto grazie all'innovativo airbag nascosto nel tetto. Una plancia raffinata nel disegno e nei dettagli che completa il suo stile semplice con due schermi piatti. Uno minimal davanti al pilota e uno più grande al centro per tutte le regolazioni, dal climatizzatore al navigatore. La Cactus è un'auto minimalista che bada allo stile ma anche alla sostanza, senza fronzoli. Per esempio non ha il contagiri, le vaschette delle portiere sono nude e crude senza il minimo rivestimento, il divano posteriore non è divisibile e ha i vetri posteriori apribili a compasso. È leggera sulla bilancia, pesa 200 kg in meno rispetto alla classica C4. Ma se la volete carina non è così leggera nel prezzo ed è facile raggiungere e superare i 20.000 euro.